Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio a casa mia. Eccoci qua a casa mia, una puntata all'interno perché è una puntata un po' speciale. Si parla di orologi come al solito, però di orologi del mio amico. Infatti il protagonista della puntata di oggi è il buon Davide Caramaschi. Buongiorno. Buongiorno, ha detto buongiorno, ha detto. E poi abbiamo anche il moderatore. Lui è venuto qua perché pensava ci fosse da leggere le domande, ma le domande non ci sono da leggere, quindi si limiterà a commentare. Il nostro amico Piero. Il commentare lo faccio il giudice, cosa devo fare? No, il moderatore. Puoi dare il top e la ciofeca. Posso dare il top e la ciofeca? Posso? Ti do questo onore qua. Responsabilità. La responsabilità. Vabbè, sono cattivo io, eh. Bravo. Okay. Chiaramente questo qua è un canale un po' così, quello che passa al convento, qua non abbiamo ospiti di primo ordine con orologioni da 100.000 euro, è quello che c'è, quello che passa al convento. Però ha dei bei orologini, eh. Questo lo vedremo. Accontentatevi, ragazzi. Ci mettiamo l'occhiale e guardiamo gli orologi del buon Caramaschi. Io lo chiamo Caramaschi perché suona bene come cognome. Caramaschi. Sì, è come quando dici Caramaschi, dove va? È più bello. Invece poi Davide ce n'è solo uno che sono io, quindi. E per quello lo chiami Caramaschi. Certo. Dici tra l'altro. Qual è, che orologio c'è prodotto? Questa è praticamente allora, tutta la tua collezione. Una parte della mia collezione. Una parte? Come una parte? Un'altra parte ce l'ho ancora in revisione da nostro orologiaio. Ah vabbè, casomai mettiamo due fotografie. Yardella, numero uno Yardella. Bravissimo orologiaio. Io partirei con gli orologi di mia moglie Monica, che è una tua fan. Va. Tutte le volte mi dice perché non facciamo un video per Davide, ho colto l'occasione. Questo qua è uno dei suoi orologi preferiti, Citizen Promaster al quarzo. Citizen. Dillo con parole tue, Citizen. Citizen Promaster al quarzo, che gli ha regalato suo padre per i 18 anni. Bello. E lei... Gli ha regalato il padre per i 18 anni. E lei, a lei piacciono gli orologi... Beh, tua moglie ha 25 grandi. Anni, è molto giovane, quindi l'orologio è recente. Per gamba, sì. Stronzo. Vabbè, a parte che è un quarzo, però è un bello orologio. Quarzo, però comunque una bella grafica. Sì, sì. L'ha indossato parecchio quando facevo la bagnina. Bagnina? Quando facevo la bagnina. E questo lo indossava... Al mare? Sì, in piscina. Va bene, dai, in piscina. Caspita. È un orologio simpatico questo. Poi, ti faccio vedere subito questo, così ci togliamo il dente. Così? È il mio preferito, l'orologio gatto. Ma che cosa? Appassionate di gatti. Dammi la mano. E questa è una vita. La mano, questa qua, così. Ah, posso fare ciofeca? Posso fare anch'io. Ecco qua, questo qua ragazzi è l'orologio gatto. Gatto, questo. L'orologio gatto, questo qua. Tutte le volte. È tanta roba, eh. Mamma mia che bello. Ma come che bello? E guarda che bello, che hai fatto bene. Anche gli occhiali. Cioè hanno perso del tempo a farlo. Per vedere meglio. Grazie per averci fatto d'oro, vedere. D'oro, È d'oro. È bellissimo. È placato. Come è placato? È placato o è d'oro? È plastica. Ah, diciamo, plastica. Plastica. Plastico. E un altro orologio è questo Swatch. Ah, su qua c'era Just Paul. All'amico Piero su qua gli piace. È un po' femminile però mi piace. Non è femminile. È di sua moglie, è femminile per forza. Poi è unisex. A me non mi sembra femminile. Sarà unisex, però è di sua moglie. Però per uno che fa la collezione, cioè gli Swatch perché ce l'hai? Per fare la collezione. Certo, però ogni tanto li indossi. Va bene, però ce n'è 200.000 per averci tutti lì e guardarteli, no? Sì. Dire c'ho questo, mi ci manca questo, c'ho questo. È vero. Quindi ci sta anche un orologio così. È allegro, colorato, qua pesante. È la Repubblica di Venezia. Sì, dai. Questo è il classico Casio. Ma è veramente dedicato a... Ma no, è una maglia righe, no? C'erano le veneziane. Casio da dire. Donna. Questo è piccolino. Molto piccolo. Sì, va molto bene. Molto piccolo. Quarzo. Poi questi qua li ho comprati da Luca Gianotti. Sono sempre di tua moglie. La Spezia. Per lei li ho comprati. Questo è un Mortima Super Datomatic manuale. Questo è 31 mm. E sto qua? E questo è un Citizen... Seven Eagle. E l'indossa tua moglie. È il corrispondivo, diciamo, del Seiko 5. Cioè, praticamente tu hai 36 mm. Sì. È indossabile da chiunque. Ma tua moglie l'indossa gli orologi. No, li porta questi. Fa piacere, ma a mia no. Belli, soprattutto questo qua. Peccato che è 31 mm. Se è 31 mm. 36, 37, buff, Al in realtà, posso dire, l'avevo preso per me. Mi piaceva il quadrante. Non avevi visto che era 31? No, però mi piaceva questa grafica, te lo tengo lì. Sì, però la grafica è abbastanza comune, è capace che si trovano altri orologi. Sì, no, ci grandi. Sono anche più grandi, però... Va bene, dai. Boluca me l'ha fatto a un buon prezzo, l'ho preso. Bravo, a mi piace il CD. E anche il quadrante verde è particolare. Sì. E questo invece è l'unico orologio che ho di mio fratello, una Swatch Irony,
con cassa in alluminio. Ironi. L'unico orologio che ha portato mio fratello tutta la sua vita. Ma sì. Però me l'ha regalato, lo tengo lì. Bravo. Non lo uso. È simpatico, eh? Così ho anche una cosa che lui? Mio fratello. Lui no. Ah, l'orologio sì, lui no. Non parla, guarda, sta zitto. Poi questo è il mio primo orologio in assoluto, un Casio Walk. L'hai tenuto? E certo che l'ho tenuto. Cioè, ci vuole anche costanza. Me l'hanno regalato per la comunione. In che senso l'hai tenuto? Dove? A buttare via? No, a volte vanno persi, si rompono, cioè, il primo orologio. Tutti avevano, compravano all'epoca il Sector. Io in effetti io il mio orologio della prima comunione non ce l'ho più. Che l'hai venduto? No, se non mi ricordo, può essere. Era un Casio piattissimo. Un giorno sì, un giorno no, sei in cerca di soldi. Questo qua figurati. Segna le calorie, segna chilometri percorsi, dà anche il ritmo di corsa. È moderno, è come lo smartwatch. Lo uso tuttora per correre, mi è tornato utile, lo uso. Ah, anch'io ne uso, ce n'ho uno per correre. Ho trovato anche il cinturino originale di ricambio, questo qua è il suo, Casio gli fa ancora. Uso anche stamattina per correre lo usato. Anche io quando vado a correre. Fermi tutti però, non abbiamo ancora detto l'orologio del giorno. Ah. Il buon Piero che orologio del giorno c'ha? Ah, oggi ho il... Fathers. Not bad, not bad. Come si chiama? Horizon. E il buon Caramaschi che orologio c'ha? ZRC, Gran Fons. Lo ZRC. Regalo di Natale. Questo che è un regalo anche questo, mi ha regalato lui. Tanta roba, dai, ZRC tanta roba. E io cosa c'ho? Lo Speedmaster, l'Omega Speedmaster. Tanto per farci sentire bene, no? Per farci sentire poveri. Questo qua è il mio orologio tutti i giorni. Tutti i giorni quello lì? Quello che devo usare da battaglia. Tutti quello lì? Certo. Va bene. Noi ricchi usiamo questi orologi qua. Ah, ecco, e noi poveri usiamo questi? Questo non è neanche da povero però, perché quello che costa... Cosa ci abbiamo questo poi? È il mio primo orologio, diciamo... che ho ripreso quando è riscoppiata la passione. Ma l'altro quarzo. Ma non era quell'altro il tuo primo orologio? Sì. Ah, quando ti è nata la passione. Quando mi è ritornata la passione di orologi. Te piglia questo. Questo l'ho usato durante le mie escursioni sulla Puane, in Appennino. Si leggesse l'ora sarebbe anche bello. No, eh? Si legge. Un quarzo? Si legge. Questo voglio, posso darci o fregare io? Ci frega. Tutti dovrebbero avere un G-Shock, ricordo. Tutti. Oh, poi si vede i pezzi acciaiosi, vedo. Acciaiosi. Allora, questo qui, Iardella finalmente ha fatto la vetrina di orologini vintage. Sono passato davanti. L'ho visto anche io. E ho preso questo Seiko 5. Sì, ma faccelo vedere. Questo Seiko 5 TV monitor. Questo è bellino. Ora perché hai messo l'orario proprio a mezzogiorno preciso? È così vero. No, ti spiego perché l'avevo messo 10:10, poi con movimenti è andata avanti. È perché l'hai messo quando sei partito da casa per venire. Stamattina, è troppo furbo. E questi partono subito, lo sai Davide. Non c'è nemmeno il fermo macchina, quindi. Questo qua è veramente bellino. Sì. E ho scoperto che mi piacciono i orologi quadrati. Quindi questo qua l'hai preso recentemente? Sì, molto recentemente. Gli orologi quadrati sono bellissimi. Che bellino. E mi sta veramente bene. E questo, ho fatto un po' di ricerche. Lo voglio provare un attimino. È il cinturino originale? Cinturino originale. È soprannominato il Railroad. Ora, se qualcuno a casa sa perché, io... Seiko 5 Railroad. Railroad. Meno male, mi entra. Come disse Cicciolino. Bello stretto. Però è bello stretto. Ferrovia. Come non l'ho mai detto. Railway. Ah, Railway. Sì. Cavoli come vi sta bene. Sì, Davide. E quanto è sto qua di misura di... Quello è 30... 36. E gli appunti? 30. Gli appunti, sta barando, sta barando. 36 e mezzo. Cavoli, 36 e mezzo. 49 lag to lag e 11 di spessore. Degli orologi quadrati così di forma, simili quadrati. È bello, no, sì, ho scoperto che 36 mi dimostra di più, no? Sì, è veramente bello. Qua mi piace. Ora mi viene in mente il Mido Multiforte TV. E questo lo tieni, non lo vedi? No, questo lo tengo. Questo lo tengo, mi dà soddisfazione. No, perché chiedo, no, mi veniva voglia anche a me. Chiedo, Mi veniva voglia anche a me di comprarlo. Poi c'è questo bel Sector ADV in quarzo. Sector ADV 5000. Oh. E questo qui è... è del 94 e l'ha disegnato Damiano Alberti, che era un importante designer industriale. Sa tutto lui. Vedi, lui non è come me, io compro perché è una cosa mi piace, lui studia. Ma ci sta raccontando una balla. No, è vero.
ho chiesto informazioni prima. Chi è questo che l'ha preparato? Damiano Alberti. Cioè praticamente il design è le anse. L'ha fatto apposta per sector. Perché il quadrante... Queste anse caratteristiche. Quadrante, sfere... No, ha disegnato la cassa. Sì, perché beh, il resto è submarino. E le anse cose simili ce l'aveva anche l'SGE di sector, la versione crono. C'era anche la versione crono con i tasti a vite. Carino molto quello. Peccato che un quarzo. Questo all'epoca è un quarzo? Era l'orologio di Patrick de Gallardon, per intenderci. Chi c'era l'anima sua? Chi è quello Patrick? Quello che si gettava con la tuta alare, te lo ricordi? No. Sector, non l'inizio. Ah, quello della pubblicità? Sì, sì, sì. E quando Sector spingeva col marketing, c'era sì. Pippin, lui si lanciava con quello lì? Si lanciava con questo, sì, esattamente. Ma proprio con questo qua? Sì, proprio con questo. Con quello lì. Poi, sempre sul solito periodo, abbiamo questi due Braille Manta. Ma sei un collezionista di Braille? Sono un collezionista di Braille. Ma ti facevo così, con il gusto dell'orrido? Io non sarò mai così come lui, cioè? a raccontarti degli orologi, sai? Li compri, vedi il disegnino, lo voglio. Allora, questo qua, c'è la storia del mio attaccamento a Braille è dovuto al fatto che ce l'aveva mio padre. Aveva preso un Braille Manta a quarzo per lavoro, avevano una piccola impresa edile e mi ricordo quando tornavo a casa col Braille tutto coperto di calcina, tutto ammaccato, e mi è rimasto questo imprinting dei Braille Manta comunque li colleziono e questo, la particolarità di questo è che l'acqua entra dal foro a ore 3 quando in immersione fa tutto il giro del reo e si ferma alla profondità indicata. Cioè entra di qua? Entra in questo buchino a ore 3. C'è un buchino, vedi? No. Ma dove? Qui. Sul vetro? Sul vetro c'è un buchino. Sì. Se non clean si vede. Lo vedo io da qua, l'ho visto. Anche l'ho su quello. Questo è il quarzo e questo è automatico. E quindi è una stanghettina. Cioè entra l'acqua da lì? E fa tutto il giro nel reo interno del vetro e si ferma in corrispondenza della profondità raggiunta. Dai, sì. Che spettacolo. Oh. Però. E prima avevo solo al quarzo e da poco ho trovato quello automatico. Che ha lo stesso... Anche questo qua c'è fuori il foro. Anche questo al foro. E una cosa particolare è che sia la cassa al quarzo che quella, diciamo, quel monitor automatico hanno il solito spessore. Sono riusciti a fare il solito spessore. Ah, però sta cosa qua sembra... non sapevo io. Sì. Interessante. Ho chiesto consulenza comunque per collezionare i Braille a Grassi del forum. Michele Grassi e Marco Restivo. Ti hanno consigliato loro di... Sì. Sì, è un bel consiglio, bello. Belli. Poi cosa ci abbiamo di abbiamo interessante? Abbiamo questo bellissimo, io dopo aver collezionato vari Seiko, SKX, Turtle Moderni, Samurai, Sumo, mi è venuta voglia di Seiko Vintage e ho trovato questo bellissimo Turtle del settembre 77, che è la mia data, il mio mese e anno di nascita. Ho capito. Completamente originale. Vetro veramente graffiato. Vetro veramente graffiato come piace a me. Anche la ghiera è veramente graffiata. Anche la ghiera. Ehi, stai distruggendo un sogno, è la sua data di nascita. Anche la cassa è veramente graffiata. Oh, Madonna. Tutto originale. Ma il bello è questo, che è vissuto. Trovane tu uno del 48, vedere il tuo anno. Vediamo se lo trovi. E questo è per il mercato giapponese, fatto nell'unica fabbrica di Seiko, non distrutta ai bombardamenti. C'è una storia per ogni orologio questo qua. Scusa, da cosa lo vedi che è Suva? Logo Suva. Ah, sotto 150. Cioè, quindi questo... È l'unica fabbrica di Ara Seiko non distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale. E al movimento 6306, che rispetto al 6309, quello fatto per l'esportazione, al fermo macchina e a qualche gioiello in più. Un po' più pregiato. Un bel pezzettino questo. Sì. E fino ad ora anche gli altri... Poi passiamo a uno dei miei preferiti, eccolo lì, uno squalone 1521 Ocean, preso dall'amico Luca di Camaiore, bello preso questo. In permuta, ho avuto quello nero che tu hai recensito, ti ricordi? Poi il nero mi ha un po' stufato e volevo questo qui col quadrante azzurro. Oddio, se ti ha stufato il nero sto qua no? Mamma mia! No, questo peso, lo indosso anche in inverno.
Sì. Mette allegria questo mette allegria, è quello con la scritta a scuola, sì, di fianco. Lo volevo assolutamente. Questo non mi piace invece. Hanno messo la scritta di fianco. L'ho cercato assolutamente così. Adesso non ce l'hanno più. No, non ce l'hanno più. Ora montano sellita, questo va ancora in l'eta. Quindi ci... Perché c'è scritto squale sopra lassù, squale di sotto e squale di fianco. Proprio terrone. Ancora l'età 28-24. È buono. Una particolarità in più, questo è un gran bel orologino. Questo qua. E notare il cinturino, ora non li fanno più. Così. C'è scritto squale. No, no. Anche il fermo da agganciare, così non va. Si può agganciare in modo che non vada a disturbare. Va bene, dai, questo qua è bellino assai, ci piace. A parte la scritta lì, vabbè. No, che non mi è mai piaciuta in squadra. È molto divisiva la scritta. Lo devi pensare come uno strumento da indossare per le immersioni, anche se è un po' barocco, capito? C'è chi piace, chi non piace. Io vado a me gusto più personale. Questo è molto molto più recente, una scuola moderna. E come si chiama questo? 1545. 1545. Grey, con il suo bel cinturino. Questo è bello. Sì, io l'ho dato, eh. Perché? Il top No, il top non si dà con lo schermo. Come si dà il top? Il top si dà così. Ti giri, ora ti giri verso la telecamera e dai il top. Cioè, che mi faccio così? Quando io faccio i video, guardo la telecamera e do il top alla telecamera. Ok, allora faccio così. Questo. Sì, vabbè, non sai che fai questo. Però no, va bene, okay, va bene lo stesso. Vabbè, faccio... Comunque è un bel pezzo, dai, eccolo qua. Calibro sellita SV200, no? Sì. Impermeabilità 40 mm. 40, eh? Lo sai che prima lo guardavo e mi sembrava di più di 40. Non è 40, l'ho misurato. Facciamo una cosa, una di quelle cose che ci piacciono tanto a noi appassionati. Questo fa lo provo. Lo vendo. Lo provo. 40 mm, perché il 15-21 è 42, no? 42, sì. Ecco. E mi sta bene, 42. È anche discreto, dai. Come che bel cinturino, questo cinturino qua fa un godere. Eh sì, si calta. Quasi me lo compro anch'io. No, non puoi. No, non puoi comprare. No, no. 40 mm sta proprio bene. A me sta meglio. 40 mm sta proprio bene. Ma volevo dire una cosa, ma... Proprio bello. Siccome non sono aggiornatissimo, esistono altri quadranti di questo... C'è anche nero. Nero è proprio... Ah, nero è come... C'è braccialato. Mi piace di più questo. Braccialato, in questo caso... Questo cinturino qua è perfetto. Questo grigio guardia di finanza ti sta proprio bene. L'hanno fatto anche con la ghiera acciaio. Acciaio. Ok. Sì, ora ricordo. Ora ricordo. Mi ci piace tanto questo qua. Sarebbe bello. Ci piace tanto bello. Perché faccio un po' vedere anche la cassa come è fatta. Prova a svitare la corona, Davide. C'è una sorpresina. C'è un anello. Tira fuori. C'è un anellino rosso che ti dice che la corona è svitata. Ah, per avvisarti che la corona è svitata, così te ne rendi conto, perché uno stupido come me la lascia svitata. Sì. A parte che qua quando è svitata si vede, guarda quanto viene fuori. Sì. Rischia. È molto fuori. In certi orologi non te ne accorgi, devi toccare, no? Mm-hmm. Questo qua, brum, sembra quasi il mio pinzano. La ghiera ceramica. Cos'è il pinzano? Ghiera ceramica. Questa. Ghiera ceramica, vabbè. Sono che quelle... rispetto ai 1545, quelli vecchi che riprendevano molto la cassa... Cos'è il pinzano? Cassa Rolex, ti ricordi, no? Che cosa? Che quelli vecchi riprendevano molto la cassa del Submarine. Sì, sì, sì. Sì questo no, però. No, questi... Ah. Veniamo ai due grandi reshif di Andrea Coppola, che abbiamo conosciuto... sia a Gorgonzola che a Tortona. Bah, sì, vero. E l'ho scoperto Andrea in ritardo tramite il forum di Orologi e Passioni. Ho seguito i video di Glauco, sulle recensioni, ho seguito i video di Pierpaolo, di Anderson Tan, che ha recensito. Li segui tutti tranne che lui. Recensito. È vero, lui lo segue. Io seguo tutti, tutti. Un qualunquista, però ecco, vedi, se dici che segui tutti vuol dire seguire come seguire nessuno. Quasi, però... quasi tutti. Ok, qualcuno lo scartiamo. Allora, quasi spieghiamo tutti. Il buon Andrea Coppola cosa fa con gli orologi, perché buon non Andrea è una Coppola cosa che fanno tutti. Un orologiaio affermato di Caserta, fa service per marchi prestigiosi e nel tempo libero cerca forniture soprattutto in Germania di casse e movimenti quando ne ha un quantitativo sufficiente in base a un progetto che ha in testa, li completa, fa fare il quadrante, fa lui le sfere, anche rudimenti di oreficeria. In questo caso, nel caso del Deep Flare, quale sarebbe per gli amici? Sul lumen, okay. Quella a destra, e ha trovato delle casse MRP che erano state prodotte da questa casa che forniva
marchi diver professionali. Di dove? Non so. Francese. Francese. Non scopo parlare della Germania prima, perché lo chiedo. Ero curioso. No, l'ha trovata in Germania. Ah, ero curioso per capire. E in base a quelli ha fatto, aveva dei movimenti Universal Geneve in casa e Longines. Insomma, praticamente lui assembla degli orologi, recupera degli stock di calibri vecchi, usati, li ripristina e assembla degli orologi in edizione limitata, produzione limitata, per poi darli agli appassionati, venderli agli appassionati, e sono tutti praticamente pezzi unici in quel lotto lì, no? Sì, ora di questi ne avranno fatti circa 28-30, se non sbaglio, invece del Dune ne ha fatti una decina. Questo è molto bello. Mi sono orologi da appassionati, cioè uno li deve comprare proprio. E diciamo perché... che lui non li pubblicizza molto, ecco. No, sì. Bisogna seguirlo su Instagram. Questa è una cosa bella. Gli appassionati lo sanno, appassionati lo conoscono. Sì. Questo posso provarlo? Vai. Quando qualcuno vede che pubblica qualche foto nuova, che gli chiede informazioni, e lui è ben contento, se uno è veramente interessato. Ma questi però sono fatti apposta. Questo è no, questo qui, no, questo qui sono bracciali Uncle Seiko. Che ho preso dagli Stati Uniti. Ah, questo l'hai preso tu? Sì. È un bracciale dello Speedmaster, quello compatibile con lo Speedmaster, ah. Che si adatta perfettamente a quella cassa. Anche a... mi piace tanto. Ora non mi starà... Mi si è ridotto il polso, lo sai? E cavolo. Questo riprende, è un omaggio, diciamo, il Tag Heuer Night Diver, che ha indossato Timothy Dalton. Nel film di 007. Ah, questo qua. Questo qua. Cioè, quello era PVD al quarzo. Ho capito. Poi vabbè, Tag Heuer l'ha fatti anche in acciaio automatici. Comunque bello. L'idea era di omaggiare quell'orologio. È una bella cassa quella lì. Ma anche molto comodo, sai? Mentre quello era una cassa vintage su movimento moderno, questo invece è una cassa moderna su movimento vintage. Questa è una cassa in titanio grado 5, sempre fatta in Germania, stile sempre MRP, con un calibro Duromat tedesco, anni 70. Pensate. Automatico. Va bene, era... prossimo. È l'ultimo progetto questo di Andrea. Poi, qui abbiamo i miei due orologi, diciamo, in uso ai Consubin della Spezia. Questo è il Brain Manta Marina Militare, ne hanno fatti pochissimi. Questo qua? Sì. E questo qua ce l'avevo anch'io, l'ho avuto anch'io per le mani sto qua. L'hai avuto anche tu, sì. Con la ghiera arancione. Sì. Questa qua è scolorita, era arancione anche questa? No, era gialla. Questa qui era gialla. Questa qui, questo, il brello l'ho comprato da un collezionista rock. Qual era la loro particolarità? Scusa, me la sono persa? Erano in USA e Consum, non erano segnati, eh. Okay. Perché se no ci andiamo a mettere un ginepraio, perché sì. Le segnate era tutta un'altra cosa. Sì, sì, sì. Erano solo in uso ai Consum. Anche Braille usavano? Cioè. Anche, sì, c'era l'indicazione marina militare sul quadrante. Vedi? Cioè praticamente hanno fatto fare un'edizione, chissà chi, magari sì. uno dei preposti. E questi Braille venivano certificati da Longines nel laboratorio di Milano, perché una volta Binda distribuiva Longines. Ok. Sì, che li certificavano per l'uso. Che anno è questo? Questo siamo intorno ai fine 70, inizio 80, metà 80. Beh sì, perché siamo ancora con gli orologi meccanici. E questo qua invece... Questo è uno squale 101 atmosfere, in cassa 2001. Questa è la particolarità, che per girare la ghiera devi premere. Ma se premo si sfascia? No. Ah, no, gira. Perché ti è mai successo una cosa del genere? No, perché lo vedo abbastanza... Hanno con la corona, ti è successo una volta. Perché con la corona può succedere, no? E questo era un uso... Sì, era un orologio a 10.000 euro. Ma basta premere poco, però. Perché sì, perché comunque col tempo si è un po' consumata la molletta interna, andrebbe fatto un po' rivedere. Comunque lo tengo così. E ora avrebbe anche bisogno di una nuova revisione. Non l'ho fatto revisionare io, perché ho il proprietario, che era vicino di casa del Palombaro, che ce l'aveva in uso. Ah. Palombaro dal 53 e in corso dal 55. Mamma mia. Poi col tempo... Non faccio più domande, eh. Vabbè, comunque per ora tutti... Cioè, sei molto incentrato su squale e Braille, su Braille, eh? Sì, e comunque orologi diver, ecco. Mm.
Uno dice, mi manca un crono in collezione. Sinceramente, io la mancanza di un crono non lo non voglio, non ti interessa. Se non gli interessa, anch'io il crono non è che. Cioè, c'ho lo Speedmaster in traumatica. Aspetta, mi rimetto lo Speedmaster che sennò lo rubano. Ci ho provato, ma ti sei arrabbiato. E poi cosa c'è? E L'ultimo. l'ultimo bellissimo, l'ultimo no, questo ce l'ho già da un po', è uno squale Un Master, altro squalo, gonfia! 1000 metri. Questo qua in particolare è marchiato Ocean Blanford, che è una delle tante case che usavano le casse squale. Ah, questo non è, cioè, Ocean, non è ufficiale squale. È squale, È squale, ma cassa è squale, cassa, ho capito. comunque. Questi marchi usavano tutti casa scuola come sinonimo di Sì, qualità. anche Blancpain. Questo in particolare è quello che ha usato Maiorca durante il suo record. Questo? Sì. Ah, sì? Sì, uno dei suoi record. Quello volava, questo. Usavano scuole master. Ha un bellissimo vetro plexi, bombatissimo, si vede. La cupola. Questa particolare ghiera nera e arancione. Bello sta roccia qua. E in più ho trovato questo Tropico originale, morbidissimo ancora, Originale squale. no, originale dell'epoca. Ah. E questo lo usavano, diciamo, usavano queste casse Altanus, Potens, Very Watch, Margi, Berios, insomma, un'infinità di case. La cassa La marchiata cassa squale. è Anche molto dietro. simile al 1521. E questo era nella collezione di Angelo Gallamini, E chi è? che è un noto stilista, uno dei più grandi collezionisti di orologi vintage Ma lui in qua si inventa i Italia. nomi, si inventa i No, è nomi. vero. Buono, anche la prossima volta ti faccio vedere. Facciamo il video di Natale, ti porti i miei orologi, vedrai, vedrai. Espone anche al mercato in fiera, sicuramente l'hai visto. Stilista e collezionista, soprattutto di Io da Dolce Italia. Gabbana, sai quanto orologio ho comprato? E io invece l'ho preso in permuta da Pier Piero di Alghero, un ragazzo appassionato, sembra una barzelletta, ma si chiama così. Chi? Pier Piero di E Alghero. perché una barzelletta? Piero, Pier Perché Piero. un po'. C'è Pier Paolo, Pier Stoca. Questa è la taglia. Allora, e poi insomma, tutti Tutti squale, vabbè, squale. Braille, tu fai collezione di Braille e di E per avere squale. un orologio un po' diverso dal solito, a Natale mi sono fatto un regalo un po' in anticipo, questo Sì, ZRC, che l'abbiamo avevamo già già visto visto prima al prima, polso, adesso però guardiamolo facciamolo di bene. vedere che merita. È classico, questo qua, quello da Da 39 39 mm mm, Heritage. l'Heritage, fatto è come se la macchina del tempo avesse trasportato ai giorni nostri un orologio fatto negli anni Marty 60. McFly con la macchina Esatto. del tempo. Praticamente sta qua, io ho recensito la versione quella Sì. che c'ha anche il brevetto per far entrare l'acqua qua, lavare la ghiera. Questo qua è un po' più compatto, è più vintage. C'ha sempre il bracciale. Bracciale elastico comodissimo perché quando va sul polso tu pieghi la mano e si allarga, non dà assolutamente E fastidio. io che nella recensione ho detto che praticamente Cosa avevi detto? bisogna, questo qua per mettersi il bracciale bisogna mettersi sul Ah, sì, divano. me lo ricordo, Facci sì. vedere un po' te come Sì. andossi. Andosso in modo velocissimo. Così, tac, Là. eccolo qua. È bravo i caramaschi. E ora ovvio bisogna attendere i datatori per il cinturino in gomma. Ah, ci Ci metti il sono anche cinturino. i datatori da prendere, Bravo. ora Oh, vediamo. l'adesivo vintage, ne vogliamo Grande parlare? Ah, l'adesivo della l'adesivo Braille degli anni 80, vintage. questo, direttamente dagli anni 80, vero? E dov'è Sì. il Braille? Il Braille, Questo dov'era cos'è? il Braille? Questo è un Sector. È anche carino questo qua, l'abbiamo visto prima, carino. Piero, me l'hai rubato, no? No, eccolo qua. Ci sta, ci sta. No, Eccolo me qui. ne rubo qualcun altro, di più bello. No, è bello anche quello, però. Eccolo qua, La l'accoppiata. coppiata Ed è vincente. originale l'adesivo. E questo Braille, se qualcuno interessa, è in vendita. Perché Ah. Però comunque ho anche l'automatico, non volevo fare doppione in scusa, si potrebbe collezione. fare ora, siccome te un Natale mi hai regalato i ritagli di giornale della Longines, Sì. si potrebbe fare, potresti fare anche te la collezione degli adesivi, Sai che li ho delle. cercati? Le Non ci sono? pubblicità non le ho trovate. Ho Ah. trovato solo adesivi. Adesivi sono belli però. Ho cercato anche i cataloghi dell'epoca, non li ho trovato, ho cercato informazioni. Al Cercantico? Perché No. c'è pieno di riviste. Ah. Io l'ho segnato anche a Piero una volta. Certo. Tu ti metti, sfogli le Certo. riviste, dentro in quelle vintage ci sono le paginate di pubblicità. Hai dato un'ottima idea, Davide. Però su Braille non lo so se si trovano, perché boh, se facevo pubblicità, sicuramente sì. Dai. Comunque, se qualcuno interessa, quello al quarzo. E dove fanno? Ti Anche questo scrivono? comunque è un Scrivono a lui? Che pezzo fanno? Ti scrivono a raro. te? Metterà la Scrivono i mia. commenti sotto al video e poi Caramaschi interviene e dice: Ma Sono qua, sì, sono scrivimi. qua, Ma dammi 3.000 euro.
Va bene, dai ragazzi, sembra che abbiamo detto tutto, no, qua? Sì, certo. Chiudiamo il discorso qua, che abbiamo già valido anche troppi orologi. Già, spero vi sia piaciuto il video. D'altronde qui noi abbiamo gli ospiti che ci meritiamo, non è che possiamo avere più, no, i collezionisti, quelli, no? Io cosa sono venuto a fare? Sì, già abbiamo visto l'altro anno, forse quest'anno avrai orologi. Prossima puntata partecipa il Piero, ragazzi, mi raccomando. Sì. Io ho comprato orologi da persone importanti. Quest'anno... Dolce Gabbana, proprio da loro due, sì, da Dolce, da Gabbana, sì, e da Amaro Averna. Beh, insegno tutto come ha fatto lui. Bravo. Prossima puntata c'è il Piero, dai, mi sembra di aver detto tutto. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love.